Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Come va? Allora, tanto per cominciare, come avete letto dal titolo, oggi parliamo dei miei regali di compleanno. Regali che ho già aperto quasi tutti, perché è il mio compleanno. Per chi non lo sa, c'è stato domenica 29 di marzo e quindi... E in quel momento lì il regalo l'ho aperto subito, ma non è che ho fatto tanta... Perché, come sapete, è un anno della morte del mio suocero, che è morto proprio il giorno del mio compleanno, l'anno scorso. E detto questo, ci tenevo a condividere con voi la bellezza dei miei regali. Pochi, ma buoni. Pochi di persone a me care, anche perché ora, come sappiamo... Anche se qualcuno che io so mi doveva fare un pensierino, non ha potuto farlo perché le cose stanno messe così, siamo un po' tutti bloccati in casa. E detto questo, voglio anche, prima di cominciare, come sempre, rinnovare il mio ringraziamento a tutti, nuovi iscritti, vecchi iscritti, e mandarle un bacio a tutti e buon proseguimento a tutti. Speriamo bene per tutti le persone che ancora oggi sono all'ospedale, in casa, che stanno ancora combattendo con questo terribile virus, che speriamo che prima o poi se ne vada via e che per tutti noi sia un brutto, lontano ricordo. Allora, niente, cominciamo con i regali mia ricevute. Allora, di dove cominciamo? Cominciamo da una mia amica, Samantha, ciao, che mi ha regalato questa spatola per i capelli. Allora, tutti questi regali, a dire la verità, erano già qui in casa mia. Lei fa l'infermiera, quindi già da un po' che me l'aveva portati, anche perché dopo non sapeva quando poteva venire, e quindi meno male, perché dopo cominciò questo casino qua. Spatolone molto bello, è bellissimo. E di questa marca qua, che dopo voglio mettere a posto. Poi andiamo a un'altra mia carissima amica, che mi aveva regalato questa, che tutte queste cose più o meno le ho fatte vedere tutte su Instagram già un mese fa, se no andate a guardarlo, questa palettina di Smile. Guardiamo dove si apre qua. Io ho visto, avevo aperto tutto, avevo buttato via quasi tutte le scatoline. Di questa ce l'ho, come ce l'avete un po' tutti, quella dei contouring. Questa è bellissima perché praticamente sono dei blush più rosato e più salmone per l'estate, e poi c'ha due illuminante, e poi c'ha altri due blush, però più questo matte, questo è più luminosi. Comunque bellissima questa palettina, molto bella. Questo butto via. Poi sempre lei mi ha regalato della Clinique, questo è ancora chiuso, il famoso burro per struccare, lo conosciamo tutti, ora non sto a aprirlo perché prima finisco tutte le cose che ho in casa. Un bel barattolone, l'ho già usato in passato e mi è piaciuto tanto, però non l'ho ricomprato, no, perché non è valido, anzi secondo me è il migliore in assoluto, ma perché ho tante altre cose e quindi avevo preferito andare avanti con quello che avevo, e dopo un giorno me l'avrei comprato. Lei lo sapeva che era nel mio lista di desideri e me l'ha regalati. Poi andiamo a mio marito, che me l'aveva anche lui già regalato un mese fa, l'avete visto su Instagram, solo che io non lo sapevo, stava nascosto, poi un giorno l'ho scoperto, però mi aveva fatto promettere che lo facevo vedere il giorno del mio compleanno. Ieri non l'ho fatto vedere e domenica non l'ho fatto vedere per quel motivo che ho detto prima, oggi lo vedete.
E lui è il famoso profumo di Cali, che l'anno scorso, sempre per il mio compleanno, mi aveva regalato quello bianco alla vaniglia, che vi ho fatto vedere già in diversi video, fatto vedere nel video del regalo del compleanno dell'anno scorso, vi ho fatto vedere i miei profumi preferiti, e quindi lo conoscete, quello bianco alla vaniglia. E allora mi ha regalato questo, cosa che lui sapeva che mi piaceva, però piace tanto anche a lui. Mi ha detto che i prossimi anni mi regalerà quella, prossimo anno quell'altro, prossimo anno quell'altro, sono quattro. Voglio fare la collezione. Me le voglio prendere tutte e quattro perché mi piacciono tantissimo. Questo ancora non l'ho collaudato, però sì, è come quella alla vaniglia, che ha una persistenza oltre all'immaginazione. Questo sarà uguale. Anzi, ho sentito non molto tempo fa un video di Giulia Cova, che lei aveva le mini size, che l'aveva preso una confezione regalo sotto Natale, che erano tutti i quattro profumi della linea, e lei diceva questo insieme alla vaniglia era buonissimo, e quindi proverò. Poi due rossetti di Anastasia, due rossetti liquidi, che uno è quello che sto indossando, che si chiama così. Faccio prima a farvelo vedere perché io non lo so pronunciare. E quell'altro è lui. Ve lo faccio vedere entrambi. Bellissimo. Molto bello, lo amo. Queste butto via. E poi l'altro, che è quello che sto indossando, però ve lo faccio vedere. Scatola butto via, che è lui. Amo i rossetti liquidi, lo sapete, ce ne ho tantissimi, ma queste di Anastasia non ce l'avevo, ce n'ho solo uno che l'ho fatto vedere tempo fa, ma penso che me ne comprerò altri, perché Anastasia io la amo in tutte le cose che fa, e lui. Molto belli. E qui abbiamo finito, mettiamo tutto qua dentro. Ripeto, tutto questo è stato acquistato più di un mese fa, la scatolina quella fucsia, queste scatole le ho avuto. E poi un che mi rimane fuori, un autoregalo che mi sono fatta. Allora, intanto questi orecchini di Avon, che usciranno la prossima campagna, che sono bellissimo e proprio non pesano per niente, perché sono tipo come se fosse di corda, sono bellissimi. Poi mi sono preso, intanto per cambiare, un altro pigiamino, adoro, amo la biancheria. Pigiamino si presenta così, molto bello anche da fare un regalo, perché si presenta così. Io ho preso la M, leviamo i gancini. Ora provo a spuntarlo con le mani con il rossetto. Bellino, estivo, perché le manichine sono rifinite così, molto carino. Molto carino. E il pantalone è fatto così. Stupendo. Pantalone lungo, perché qua è sempre freddo. E mettiamo così.
poi sempre di Avon, perché questo io avevo fatto l'ordine di Avon, che lo spacchettamento di Avon, che l'ho fatto vedere 2 o 3 giorni fa. Poi dopo c'era arrivata la circolare, non so se era giovedì o venerdì, che entro il giorno dopo, alle 10:30, uno poteva fare un ordine prima che fermassero le spedizioni, e minimo 25 euro. E allora ho approfittato per fare questo piccolo ordine, perché dovevo prendere anche una cosa per una mia amica che me l'ho scordata l'altra volta. Allora ho preso pigiamino, ho preso queste 3 creme che erano in offerta, perché ora ce l'abbiamo tutte le mani tantissimo e quindi le mani si seccano parecchio, e allora io ho deciso di prendere queste, la rossa e la blu. La celeste l'avevo già provata e sono buonissime. Questa è una novità da qualche campagna indietro e la volevo assolutamente provare, perché amo l'avocado, che in spagnolo si chiama aguacate. Poi mi hanno mandato 2 campioncini di rossetto, e poi per finire io ho preso, adesso ve lo faccio vedere, mi hanno mandato, oddio mi cascava qualcosa, no, mi hanno mandato il catalogo delle campagne che avverranno, che un po' ce l'avevo anche quell'altra, ma me l'hanno rimandato anche quello di campagna 2 e l'outlet, e 2 cataloghini di un cataloghino di campagna 2, che ho già detto ieri un commento a Vaniglia Chic che l'ha fatto vedere e la ringrazio, che sono profumi che ho, i campioncini, che profumi che andrò a comprare una volta provati, sì, mi piacciono prima di tutto, e secondo sì, la durata è, sì, sono un pochino persistente, perché di Avon ho smesso già da tempo di comprare per questo motivo qua, perché costa un poco, è vero, però non persistono. Poi mi andrò a comprare questa linea qua di Almonoi, senz'altro. Vediamo. Mettiamo qua. Poi, che appunto avevo comprato per provare sempre questa linea di rossetti nuovi, e ne ho presi 4. 4 per provare, ho preso questo. Faccio vedere qua, poi dopo ve le faccio vedere. Ho comprato Finger, non so come si dice, che il colore è questo, lo trovo bellissimo, elegantissimo. Poi ho comprato questo, che il nome è Crave, se lo trovo qua ve lo faccio vedere, perché l'avevo scritto da qualche parte ma non ricordo dove. Non lo trovo. Comunque Crave mi sembra, Crave è un bordeaux, è l'unico bordeaux che c'ha, che c'hanno, perché l'altro è viola, ma questo è simile a questo. E adesso ve lo faccio, ve lo swatcho. Allora, questo Crave, che è l'unico bordeaux che hanno, il colore è questo, sembra più scuro di quello che è, invece non è quello di prima, che è finge, come si... un attimo, così si chiama,
è questo che ho fatto vedere prima, che è elegantissimo, che è lui, molto bello, bellissimo. Poi c'ho questo che è, un attimo, Perfection. E lui. Questo penso che sia il mio preferito. E poi per ultimo ci abbiamo il Guaiti, questo. Che è lui. Questo nude un po' a marrone sull'aranciato, bellissimo. Poi, regalo di mia suocera con i soldini, me ne ha dato un pochino l'ho messo io, ho preso il mio tanto desiderato Amvito, che l'ho già usato, vedete, perché di Sergio Lutens non sentivo parlare tantissimo, tantissimo qua nel tuo, da anni, da quando seguo YouTube. Era tanto che qualcosa di Sergio Lutem volevo prendere. Ero indecisa tra quello e altre due, però ho detto, è giusto che per primo prenda lui, perché è il più ambito da tutti, il più parlato, il più rinomato come un profumo che strega, che appassiona, che droga, perché dicono che dopo diventa una droga, che ti fa stare bene, molto elegante, insomma, ne hanno sempre parlato in largo e in lungo di questo profumo come un profumo speciale, speciale. E io allora per primo, per affacciarmi a questo marchio, per primo ho deciso lui, e questo è un 100 ml comprato da Sephora. E praticamente quando è stato un mese e mezzo fa che io sono andata a fare un controllo, c'avevo un messaggio nel telefono, perché io sono gold, c'avevo il 25% su un oggetto e il 20% per tutto l'acquisto. Io non dovevo prendere niente, però volevo usufruire di quel 25% e con i soldini che aveva dato la mia suocera, più qualcosa che ho messo io, perché questo costicchia, e non ricordo se sì, 150 o 180, non ricordo. E ho raggiunto la cifra e me lo sono regalata. Che dire, io ho finito questo video e sono pochi ma buoni, perché sono tutti regali delle persone che a me è molto cara. Questa è la mia migliore amica, e questo è Samantha, e amo, è autoregalo. E il profumo di Kylie del mio marito, e il profumo di Sergio Lutem, mia suocera e io insieme. Ok? Lei mi ha dato un soldino, io, lei mi ha dato 100 euro, il resto l'ho messo io. Quindi, che dire, io vi saluto a tutti e spero che il mio video vi sia piaciuto, più che altro vi abbia tenuto 10, un quarto d'ora di compagnia. Mi mando un bacio al prossimo video. Ciao!